Ciao a tutti! Oggi ho un po' di argomenti arretrati di cui vorrei parlare. Prima di tutto vorrei ringraziare tantissimo i ragazzi del Il Sito Blu per l'articolo che mi ha dedicato, davvero delle parole bellissime, un articolo fantastico. Poi volevo ringraziare C6 TV per l'intervista in diretta video che mi ha fatto, che potete rivedere se ve la siete perso cliccando qui sotto. Ringrazio anche in anticipo Radio Rocco Tarocco, su cui, in cui, da cui, nel cui, di cui... Sarò in onda nella puntata di questo sabato dalle 15 alle 17 e verrò intervistato. Mi sa che presto avrò bisogno di una segretaria e di un manager. Ho fatto questa puntata del vlog perché vorrei precisare su un piccolo argomento che mi è capitato in questi giorni, da cui ho dato il titolo della puntata. Alcune volte nei miei video del primo canale ho utilizzato dei video e a mia insaputa i cui protagonisti avevano dei problemi fisici e o mentali. Precisamente questa cosa è successa due volte. La prima volta nel video La musica rovina i giovani. Vediamo uno veramente bravo. Part 2, part 2. This is a retarded beatbox. Part 2, part 2. Mentre la seconda volta, ultimamente, qualche settimana fa, nel video di pochi secondi. Perché mi riuscirò in questo modo se non vedi? Ah, perché non piace. Постоянно обманываю. Думаете, che поможет? Не знаю. Надеемся. Guardate attentamente la felicità e la gioia della gloria nel suo lucido sguardo. Il primo ragazzo, apparentemente strambo, è Andy Milonakis, un ragazzo di quasi 35 anni che combatte ogni giorno contro la sua malattia, una particolare disfunzione ormonale. Lui scherza appunto su questa sua malattia simulando i giovani d'oggi, lavora spesso su MTV. Mentre il secondo, di cui purtroppo non ricordo il nome, perdonatemi, è un ragazzo russo che ha dei problemi mentali e non è ubriaco, come ho detto io scherzando. Ora, mi voglio scusare per aver utilizzato questi video, ma tutti i giorni ricevo quantità industriali di video di cui non so la provenienza e non posso informarmi proprio tecnicamente su chi è il soggetto, che cosa sta succedendo, perché, come, chi e quando. E sicuramente mi ricapiterà anche in futuro di scherzare su soggetti che hanno dei problemi psicofisici o mentali. Ci tengo a precisare però che io non prendo mai in giro il soggetto del video. La cosa divertente dei miei video non è tanto il video in sé, fa anche ridere quello, ma è divertente soprattutto la storia che sto raccontando e il video che faccio vedere, che a rigor di logica non c'entra assolutamente niente, ma la cosa divertente appunto è vedere come lo faccio quagliare nella storia. Detto questo, in futuro non vi fate più venire crisi di identità morale. L'unica cosa che dovete fare guardando i miei video, se riesco a farvelo fare, è ridere. D'altronde, se dovessi preoccuparmi di queste cose, a rigor di logica non dovremmo neanche ridere del tipo che scivola e cade sulla buccia di banana. Daniele, perché mettere un video di risposta qua sotto e non là sopra? Provateci a farlo se ci riuscite! Daniele, perché nel vlog sei sempre arrabbiato? Ma io non sono incazzato davvero, ragazzi. Anzi, il fatto che mi facciate notare questa cosa mi intristisce parecchio, perché magari do l'idea di una persona... una persona che si arrabbia subito per tante cose, una persona... sempre nervosa, che non si diverte in quello che fa, ma fondamentalmente per me è un gran divertimento fare i video, non voglio dare l'impressione di una persona che di una persona che non si sta divertendo, perché alla fine della fiera recito, ragazzi, non mi incazzo veramente. E ora passiamo alle mie note personali. Ragazzi, io mi sbatto sempre come un cammello per trovare nuovi modi per farvi ridere, per realizzare i video sul secondo canale, per realizzare soprattutto i video del primo canale, dove ho trovato i geniali, fare un nuovo personaggio, scrivere la puntata, cercare i video, cercare nuove gag da fare. E non mi sto lamentando di questo, assolutamente, perché tutto questo lavoro mi viene appagato dai commenti che mi lasciate.
Vaffanculo! Come dicevo, i vostri commenti sono sempre un momento di lieta gioia per le mie fatiche. E ora passiamo alle tre risposte della domanda precedente. Ciao ragazzi, questo è un video di risposta a Daniele da San Matt. Daniele oggi ci ha proposto una domanda inquietante ai limiti della leggenda. Qual è il suo piatto preferito? Ma analizziamo il personaggio. Daniele è un ragazzo giovane con un lavoro moderno, sempre di corsa, persino quando parla. Cioè veramente, dice mille parole al minuto, io lo invidio molto. Però adesso torniamo al cibo. Un ragazzo rampante come lui non ce lo vedo a pappuleare per 8 ore un ragù. Quindi escludo tutti i cibi a cottura lunga, come brasati e stufati. Però un'altra cosa ho notato. Daniele manda continui bacioni alla mamma, quindi deduco che nella sua vita è presente una madre molto attenta e persino nel settore culinario. Il mio ragionamento allora verte su due piatti totalmente diversi. Daniele, senz'altro durante la settimana, si dedicherà alle insalatone. Quindi cibi rapidi, poco calorici, infatti Daniele è un ragazzo in forma. Però quando arriva la fine settimana, la domenica, ecco qui che la mamma gli prepara il suo piatto preferito, una bella lasagna. Daniele, ci avrò azzeccato? Un bacione alla mamma, California, ciao! Qual è il cibo preferito di Daniele da San Matter? Un bacio nel papà. Ciao a tutti! Allora, questo è un video di risposta al video di Daniele da San Matter. Allora, Daniele lo scorso giorno ci ha chiesto: secondo voi che cosa piace, qual è insomma il cibo preferito di Daniele? Beh, credo che la risposta sia un po' ovvia per tutti, no? Cin cin Daniele! Bene ragazzi, il mio video di risposta finisce qui. Un bacione alla zia, California e al prossimo video di risposta! Ora voi vorrete sapere sicuramente la risposta corretta. La risposta era abbastanza ovvia, infatti il 90% di voi ha detto la pizza. 5 risposte su 6 erano la pizza. E infatti, come tutti i bravi italiani, no, non è la pizza. Amo la carne, soprattutto i filetti al sangue. Chi se lo sarebbe mai immaginato? Cari ragazzi, il vlog di oggi finisce qui. Vi mando tanti cari saluti, un abbraccio al papà e alla prossima puntata. Ciao! Trivial Doesn't Matter. Perché si dice che Daniele Doesn't Matter sia un vampiro? E quali sono i suoi poteri? Rispondete con un video di risposta qua sotto e non là sopra. Si ricorda che per postare un video di risposta bisogna cliccare per lasciare un commento e cliccare sul link che compare sulla destra. Allega un video di risposta.